Sette cadaveri, sei donne, un uomo morti in appena 12 mesi, una lunga caccia, un assassino che sembrava imprendibile. Molti serial killer vengono soprannominati dai media o dalle forze dell'ordine una volta stabilito lo schema dei loro crimini, ma nel caso degli omicidi di William Devin Howell è stato lui ad assegnarsi l'inquietante nomignolo di Sick Reaper, ovvero lo squartatore malato. Questa non è affatto la storia di un assassino particolarmente scaltro, ma è il caso di un sanguinario serial killer dalle fantasie perverse. In totale, Howell uccise sei donne e un uomo tutti nel Connecticut nel 2003. Poi seppellì i resti delle sue vittime all'interno di un bosco dietro a un centro commerciale, facendo diventare quel posto il giardino degli orrori. Howell girava con un furgone dove commise tutti i suoi omicidi nel corso di un solo anno. Sebbene inizialmente sia stato catturato e imprigionato per uno di quegli omicidi, il serial killer rimase in custodia per un decennio, prima della sua sorprendente rivelazione finale. Responsabile dell'omicidio di sette persone, William Devin Howell condivise con un compagno di cella le tragiche storie dei suoi omicidi. Durante quelle confessioni il killer rivelò le sue intenzioni di voler continuare a uccidere se non l'avessero arrestato. Quando seppellì i corpi nel bosco dietro un centro commerciale chiamò quel posto il suo giardino, lì c'erano i resti di tutte le sue vittime anche se la polizia impiegò molto tempo per trovarle tutte, ben otto anni. Gli investigatori trovarono i resti del primo corpo nel 2007, dopo che un cacciatore scoprì nel bosco un teschio umano. Più tardi, quello stesso anno, vennero alla luce i resti di altre tre vittime di Howell, ma fu solo nel 2015 che tutti gli altri cadaveri vennero a galla. Le vittime furono identificate come donne, una di queste era una transgender, Janice Roberts. La persona che scoprì questa sorta di cimitero abusivo all'inizio del 2005 stava cercando un'area in cui cacciare. Ormai quei poveri resti erano per lo più scheletrici. Quel terreno era boscoso e paludoso e inaccessibile in auto, il che ritardò le indagini e il recupero delle vittime. Insomma, quello era il posto che custodiva i macabri segreti di un assassino seriale. Ma quel giardino non era pieno di fiori dai colori vivaci o di piante frondose, era il luogo in cui il serial killer più prolifico del Connecticut, William Devin Howell, si sbarazzava dei corpi delle sue vittime, non prima di averle violentate e uccise all'interno di un furgone blu fatiscente, che era diventata la sua camera di tortura personale. In soli dodici mesi uccise senza pietà, mentre vagava apparentemente senza meta per tutto il Connecticut centrale, falciando prati e facendo lavori saltuari, per mantenersi tra un omicidio e l'altro. La prima delle sue vittime fu Melanie Ruth Camilini, ventinove anni, madre di due figli, scomparve il primo gennaio del 2003. La donna aveva vissuto fino a poco tempo prima a Waterbury ed era stata vista l'ultima volta in quella zona con due uomini. Sembra che Melanie avesse un problema di abuso di sostanze e spariva regolarmente per lunghi periodi di tempo. Il compagno di cella del killer riferì agli investigatori un dialogo in cui l'uomo gli aveva rivelato di aver violentato, strangolato e colpito alla testa con un martello Melanie Ruth Camilini. Janis Roberts era il nome usato da Danny Lee Whistland, nato il 5 ottobre del 1958, una donna transgender di 44 anni di New Britain, Connecticut. Fu vista l'ultima volta viva il 18 giugno del 2003, quando la videro entrare nel furgone blu di Howell fuori da uno stop in shop a Wethersfield. Il killer in seguito confessò alla polizia che aveva cercato di coinvolgere Roberts in un atto sessuale e quando si rese conto che era transgender la strangolò. La scomparsa di Janice o Dennis se preferite fu denunciata il 24 giugno del 2003. Poi fu il turno di Diane Cusack, una cinquantacinquenne residente nella stessa cittadina dove viveva il killer. La donna scomparve a metà del 2003. La polizia la vide l'ultima volta il 9 luglio durante una disputa tra proprietario e inquilino. I suoi resti furono ritrovati dietro al centro commerciale nel 2007, ma fu identificata solo nel 2011. Anche lei aveva avuto un problema di abuso di sostanze, non aveva contatti con la sua famiglia da anni e non ne era mai stata denunciata la scomparsa. A questo punto il delirio omicida di William Howell diventò incontenibile, e il killer continuò a uccidere. Il 31 luglio del 2003 una donna riferì alla polizia di non avere più notizie da sette giorni di sua sorella Nilsa Arismendi, trentatré anni. Il fidanzato della donna, uno spacciatore condannato, fu immediatamente sospettato della sua scomparsa, ma alla fine fu scagionato dopo aver superato il test del poligrafo. La sorella disse alla polizia che Nilsa viveva una vita borderline e abitava in un motel a Wethersfield insieme al suo ragazzo. Rivelò agli investigatori che la coppia aveva permesso a William Howell di pernottare nella loro stanza e che aveva visto sua sorella per l'ultima volta alle 2.30 del mattino del 25 luglio 2003, prima che la donna salisse sul furgone del killer. Il corpo di Nilsa fu ritrovato anni dopo insieme ai corpi di altre tre donne. Il killer raccontò in carcere alla scrittrice Anne Howard di aver dato un passaggio alla vittima fino a Hartford, poi l'avrebbe sequestrata e violentata per tutta la notte e parte del giorno, prima di ucciderla e seppellire il corpo nel giardino dove sono state trovate le altre vittime. Marilyn Gonzales, una donna di ventisei anni e madre di due bambini, scomparve anche lei nel 2003 dopo aver lasciato la sua casa a Waterbury. Come tutte le altre vittime di Howell, il suo corpo fu trovato dietro il centro commerciale West Farms a Farmington nel Connecticut il 28 aprile del 2015. Joy Valenjoy Martinez, 23 anni, scomparve il 10 ottobre del 2003, ma nessuno fece denuncia fino al 29 marzo dell'anno successivo, quando la donna non si presentò alla sua festa di compleanno. I parenti cominciarono a sospettare che le fosse successo qualcosa di brutto. Fu avvistata l'ultima volta nella sua città natale di East Hartford, dove viveva con sua madre. Al liceo era stata una star dell'atletica leggera e al momento della sua scomparsa era disoccupata. I suoi resti furono tra i primi ad essere recuperati nell'area del centro commerciale nel 2007, ma fu identificata solo sei anni dopo, nel 2013 infine mary jane menard quarant'anni madre di due figli di waterbury ex tossicodipendente aveva cambiato vita per diventare una consulente contro l'abuso di sostanze scomparve da new britain nell'ottobre del e i suoi resti furono ritrovati quattro anni dopo Insomma, tutte e sette le vittime scomparvero nell'arco di soli dodici mesi e i loro casi sono rimasti irrisolti finché Howell non è diventato sospettato della morte di Nils Aris Mandy nell'aprile del Duemilaquattro. La polizia in quell'occasione sequestrò il suo furgone nella Carolina del Nord e scoprì che molti dei cuscini del sedile erano stati rimossi. Ma il sangue di due persone fu trovato nel pavimento del furgone sotto un tappeto. Il confronto del DNA stabilì che uno dei campioni di sangue era certo al 99 per cento che appartenesse a Nils Aris Mendi. Furono inoltre trovate sei videocassette di Howell che faceva sesso con donne, ma i video erano stati girati in modo che i loro volti non fossero chiaramente visibili. Poiché il corpo di Nils Arismendi doveva ancora essere trovato, Howell fu accusato in quel momento di omicidio colposo di primo grado. Successivamente venne anche accusato di aver minacciato un altro detenuto affinché non testimoniasse contro di lui nel gennaio del duemilasette, poco dopo l'inizio del processo, William Howell presentò una dichiarazione in cui ammetteva che l'accusa avesse prove sufficienti per condannarlo, Prima della sentenza, Howell continuò a insistere di non aver ucciso Nilsa Rismendi, sostenendo che le macchie di sangue provenivano da uno scontro fisico che la donna aveva avuto nel furgone con il suo ragazzo. Alla fine però il killer fu condannato a quindici anni di carcere per omicidio colposo di primo grado, Poche settimane dopo un cacciatore trovò ossa umane dietro il centro commerciale West Farms a West Hartford. Successivamente quelle ossa furono identificate come appartenenti a Diane Cusack, Jovialin Martinez e Mary Jane Menard. Altri resti furono scoperti il 28 aprile duemilaquindici e in seguito identificati come Nils Arismendi, Marilyn Gonzalez e Melanie Ruth Camilini. Howell in seguito disse al suo compagno di cella che c'era un mostro dentro di lui e si descrisse come The Sick Reaper, ovvero lo squartatore malato. Quell'inquietante appellativo in seguito cominciò a comparire in molti media. Durante una partita a carte in carcere il killer rivelò a un detenuto di aver tenuto il corpo di una delle donne nel suo furgone per due settimane perché fuori faceva troppo freddo per seppellirla. Howell dormiva accanto a lei e in seguito le tagliò le punte delle dita, le asportò la mascella inferiore e infine si liberò dei resti del corpo. In un libro intervista della scrittrice legale Ann Howard il killer rivelò che il movente delle sue azioni non era mai l'omicidio, ma che l'eliminazione fisica delle vittime serviva solo a nascondere le prove delle sue violenze. Sapeva che una volta violentate sarebbero andate dalla polizia e lui sarebbe finito di nuovo in prigione. Quindi doveva evitare assolutamente che ciò accadesse. Il serial killer rivela in quell'intervista che uccidere non gli piaceva e mentre strangolava le vittime non vedeva l'ora che morissero. Il 17 novembre 2017, William Devin Howell è stato condannato a sei ergastoli consecutivi dopo essersi dichiarato colpevole di tutti gli omicidi. Ha pianto e si è scusato con le famiglie delle vittime durante la sentenza, definendo le sue azioni mostruose, codarde ed egoiste. Ha detto alla Corte che avrebbe meritato la pena di morte, ma quella condanna è stata abolita dalla Corte Suprema del Connecticut nel 2015. Bene, scrivetemi nei commenti la vostra opinione su questo caso, mettetemi piace al video e iscrivetevi al canale. Alla prossima!